stiamo cercando di quali siano le ragioni della crisi e che insieme bisogna disegnare una prospettiva di fuoriuscita dal pantano in cui siamo precipitati. La Puglia è stata portare tutte le società partecipate della regione da una condizione di crisi, di default, a una condizione di attivo. La regione Puglia oggi è un ente virtuoso e dentro alle nostre politiche virtuose c'è stata l'attenzione per il sociale, per i bambini, per i più poveri, per gli anziani, per i disabili. Questo abbiamo fatto. 200 asili nido, per esempio, è una cosa un po' di sinistra, abbastanza di sinistra. È la Lombardia! E di che tratta? Hai dato anch'io il voto per il lavoro, e che cazzo? Non ho lavoro, mi sembra giusto, mi dai il lavoro, uno stipendio, ti do 10 voti! Adesso è crollato il sistema economico, siamo un paese fallito, ti danno il lavoro, ma lo stipendio ce lo metti tu! Ho altre cose nella mia vita, ho gli altri, la mia famiglia, leggere un libro, fare una passeggiata! Il lavoro, dove muoiono ancora 1000 persone all'anno sul lavoro. Che cos'è il lavoro? La Repubblica è fondata sul lavoro. Mi piacerebbe che ci fosse scritto la Repubblica è fondata sulla felicità, sulla qualità della vita. Il lavoro, quale? Quale lavoro? Fare il minatore è lavoro? Andare in un call center è lavoro? Quella è la schiavitù moderna del lavoro. Non c'è comunicazione, non c'è rete. Non si può collegare il consumatore con l'agricoltore per comprare direttamente. I gruppi di acquisto solidali, i piccoli mercati. Ci vuole rete, i consumatori non sanno dove andare. Ci vuole una rete, la prima cosa è la conoscenza. E qui non sapete una minchia. Adesso... Quello che ci ha messo lei andando a visitare la tomba di papà. C'era una volta nel Partito Comunista Italiano, si faceva delle sezioni, anche quando si perdevano pochi voti per cercare di capire come mai si erano persi quei voti. Allora le chiedo cosa penserebbe Enrico Berlinguer vedendola dopo il voto in Sicilia andare in televisione ad esultare come se avesse vinto la Coppa dei Campioni quando il 52% dei siciliani non è andato a votare, il primo partito ha preso il 15-16% e lei ha perso 250.000 voti di quelli che aveva il 40% del suo elettorato. 100 milioni di euro di fondi europei, che dove la disoccupazione giovanile in 3 anni è aumentata del 35%, che non ho, dove gli appalti pubblici sono diminuiti del 70% e dove praticamente esiste una disperazione sociale diffusa, io credo che abbia ben ragione di fidare della politica, ma non solo di questa politica, perché la San Macchia non è solo in Lombardia, la mafia sta andando anche in Belgio, se non in Russia, in Germania, non solo, ma sono nate anche nuove mafie. Per esempio, uno di quei signori che stanno comprando le armi, visto che la signora non è molto informata sulla mia vita, pensava che dove dice che nella famiglia è stato eletto il signora Irini, il commissario Malaparina. Il commissario Malaparina è una persona per bene. Ma io non l'ho detto. No, primo aspetto, che sta presente qui è normalissimo. Secondo questo, non indagava assolutamente. I cittadini e le cittadine non hanno più fiducia nei partiti, in tutti i partiti. Quindi dentro c'è anche l'Italia dei Valori. E un altro dato importante, quando Grillo invita, quello è un messaggio secondo me molto forte, i cittadini a impegnarsi in prima persona ed entrare nella politica. Io credo che il tema principale di Italia dei Valori, che è sicuramente il partito che più di ogni altro, la storia di Pietro in prima persona, si è messo contro il sistema, e chi si mette contro il sistema e dice verità anche scomode, lui questi ultimi mesi ne ha dette parecchie, il sistema ti si mette completamente contro, con tutte le armi che ha disposto. Con la posizione di Grillo di oggi. E non è il Tricolore adesso l'arma più micidiale, ma è un'altra, è l'arma della carta d'antico, cioè di quelle deviazioni all'interno delle istituzioni che usano tutti i mezzi per farti. Però, anche lì bisogna dire una cosa. Io ricordo anche il processo politico che subì 2 mesi prima di candidarmi al sindaco di Napoli, perché insieme a Sonia Alfano, Giulia Cavalli e qualche altro amico Poti, sollevavamo la questione morale. Perché se le vie diventano tante, poi sono tutte. Cioè la storia della Milanaccia non va bene, e non va bene nemmeno la storia del casellario giudiziario. Perché oggi le giuri delinquenti hanno il casellario giudiziario in punto e l'apri di pubblici l'hanno macchiato.
ma politica ha tutti gli strumenti per capire che persone hai davanti, la storia delle persone che hai fatto nella tua vita, se è stato con la mafia o contro la mafia. In questo lo sai diversi punti. Però credo che Di Pietro abbia colto il dato, secondo me lo deve cogliere, che oggi bisogna mettersi completamente in gioco il capitale. Cioè oggi io credo che non è nemmeno più sufficiente il rinnovamento di tale valore. Bisogna capire che nel paese c'è voglia di qualcosa di più importante, che però rispetto al Grillo i condannati non li candida e basta, non succede niente. Però l'avvocato Longo, che è anche parlamentare, insegna addirittura diritto penale a Padova, ha teorizzato proprio in TV, credo a Report, che è giusto che il Parlamento vada con condannati anche definitivi per dare una rappresentanza mediana, ha fatto anche questo gesto, di tutta la popolazione che, come noto, comprende anche condannati, imputati e indagati. Intanto mediana un corno, perché il Parlamento fra condannati, imputati e indagati e prescritti sono quasi 120, il 13%, nel paese molti meno, anche perché il 13% su 60.000 abitanti, 45 milioni di maggiorenni, corrisponderebbe a quasi 6 milioni di persone nei guai con la giustizia e altro che intasamento dei tribunali o sovraffollamento delle carceri. Nemmeno nel quartiere di Senna, Palermo o a Scampia, a Napoli c'è un 13% di persone nei guai con la giustizia. Per fortuna il massimo tasso di devianza criminale statisticamente riscontrato si verifica appunto tra Palazzo Madama e Montecitorio, per non parlare dei comuni, delle province e delle regioni. La Lombardia ha appena chiuso i battenti con 16 indagati su 80, la Calabria, che è gemellata ormai con la Lombardia, 16 su 80, più tutta l'intera giunta con il blocco indagata, la Sicilia aveva chiuso con 21 indagati, 6 condannati su 90, e adesso si è rinnovata, e tutti i partiti hanno detto ci avvieremo al severissimo codice di autoregolamentazione fissato dalla Commissione Antimafia nel 2006, e quello che esclude in via di giudizio i condannati per reati mafiosi, di estorsione, chiusura di traffico di persone e di riciclaggio. Infatti in questa campagna elettorale in Sicilia hanno potuto candidarsi 32 indagati o condannati, ma per altri reati non previsti dal codice. Imposto dal giudice, non delle preferenze. Tra Grillo e Di Pietro, il leader di 5 Stelle ha lanciato l'ex PM come futuro capo dello Stato. È un uomo onesto, l'unico che si è davvero opposto a Berlusconi. Ma l'Italia dei Valori rischia di dividersi, mentre De Magistris chiede novità nel partito. Gli Stati Uniti finirebbero come l'Italia. Criticano la Fiat per il licenziamento dei 19 operai in risposta alla sentenza che ha imposto all'azienda torinese di reintegrare altrettanti lavoratori, ma il commento più duro è quello del patron di Tozzi, Diego della Valle, che attacca Marchionne e di Agnelli e dice a Monti e Napolitano ci dovete proteggere dai vertici Fiat. Non entro nel merito di decisioni interne, ma non mi è piaciuta la mossa che è stata fatta. Così il ministro Corrado Passera, commentando la decisione di Fiat di mettere in mobilità 19 operai di Pomigliano per far posto ad altrettanti lavoratori iscritti alla FIOM che hanno vinto il ricorso per comportamento discriminatorio da parte dell'ingotto. Pollice verso anche dal ministro Fornero, che invita la Fiat a ritirare i licenziamenti, ancora più drastico, Diego della Valle, intervengano Napolitano e Monti, dice, bisogna proteggere l'Italia da Marchionne e dagli Agnelli. Critico anche il segretario del PD Bersani, bisogna che Fiat ragioni diversamente, 19 licenziamenti sono inaccettabili, in questo modo i problemi si aggravano. Ma Marchionne aveva già detto che la decisione presa è totalmente coerente e contrattata, la cassa integrazione è arrivata anche lì, non c'è lavoro sufficiente. La decisione della Fiat ha scatenato le reazioni dei sindacati dei metalmeccanici. Inoltre l'ex Presidente del Consiglio non ha affatto abbandonato l'idea di una comunità mista per la politica al PDL, il partito delle donne, la riduzione dei comunitari, il partito del lavoro. Per occupare quello spazio disegnato da Berlusconi su base cartesiana, che ha tipo di nuovo e vecchio, pulito e sporco, tracciato sul tavolo di un ristorante di Montecatini, durante una cena di qualche sera fa, in particolare in Kenya, ospite di Pediatore. Il soccorso di Antonio Di Pietro è in difficoltà dopo l'inchiesta televisiva di Report e le divisioni interne al suo partito, vola
Vola Beppe Grillo per il leader del Movimento 5 Stelle. Di Pietro è l'uomo giusto per il Quirinale, non tutti i grilli con la storia. Beppe Grillo lascia la candidatura di Antonio Di Pietro per il Quirinale, lo fa alla sua maniera sul blog, elencandosi tutti i difetti dell'ex Pietro, evidenziando soprattutto come il leader di DDP sia stato l'unico a combattere il Quirinale. Questo accade pochi giorni dopo le elezioni siciliane. Le urne non sono state clementi con Di Pietro, anche se il colpo futuro gli era intento l'inchiesta di Report per un partito già piegato dagli scandali dell'ACE della Liguria. Mediaticamente siamo morti, sottolinea Di Pietro, per chi sta fatto quotidiano. Siamo vittime di un killeraggio, un sistema politico che non ha più bisogno di noi, siamo isolati, liberi del Grillo. E probabilmente, dopo aver detto queste parole, Beppe Grillo ha teso la mano a Di Pietro. Anche se anche la verace non ascolta nessuno, un uomo onesto, dice il leader del Movimento 5 Stelle, per Grillo, senza Di Pietro in Parlamento, si sarebbe spenta l'ultima fiamma che è rimasta accesa. Di Pietro ringrazia Grillo, ma si tira fuori, gli occorre, non mi pare proprio il caso di insistere, e poi lancia la sua sfida per mezzo alle tensioni. Non me ne vado, quindi non continuerà ad esistere e lottare per le battaglie di legalità e democrazia. Il partito è scosso nelle radici e rischia di perdere pezzi importanti come il capogruppo alla Camera, Donati, che ha l'appunto opposto. Prima dice che il partito per la minoranza ne manderò, poi rettifica, continuerò la mia battaglia nel partito. Anche Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, dato ieri sera la trasmissione di Santoro Servizio Pubblico, ha voluto dire la sua. Che Antonio Di Pietro è un movimentista, ma una fetta importante della dirigenza di quel partito non credo che abbia voglia di un grande cambiamento. Quindi credo che Antonio Di Pietro debba in questo momento stare via di fuori lontano. Se sbaglia, effettivamente il futuro sarà molto poco migliore. E allora, De Magistris a Servizio Pubblico, ieri è andata in onda sempre nella trasmissione di Santoro. Il 2008 dice: c'è anche chi ha pensato e pensa che non sempre si possa evitare una stretta di mano, un bacio, soprattutto in Sicilia. Grillo ha cominciato adesso, vediamo i suoi da qui a qualche anno. E poi, ringrazio di aver avuto l'interdizione dei pubblici uffici, aggiunge in senso una certa dose di autoironia, con quei candidati non avrei davvero saputo chi scegliere. Secca la replica di Crocetta. No. Noi non abbiamo, io non ho variato. Il problema serio è che l'UDC in Sicilia ha avuto una spaccatura, cioè, questa è poco nota a livello nazionale, e che una parte dell'UDC, che era la più variata, è andata nel PIC. Ora, per esempio, la data nel PIC, se non sei partito, lo sapevi romano, di Rudy Maira, eccetera. Quindi, in qualche modo, è un partito ormai delicatizzato. Questo non significa che non ci possa essere anche qualcuno che ha detto la propria amicizia, eccetera, non fa. Intanto l'Espresso analizza il voto siciliano e la forte astensione che ha caratterizzato l'ultima tornata elettorale. La mafia si è astenuta, scrive il settimanale. I boss detenuti hanno preferito non votare e di solito i mafiosi detenuti fanno ciò che viene indicato da quelli liberi. Un dato su tutti. Al carcere di Pagliarelli, a Palermo, dove si trovano rinchiusi i mafiosi, su 1300 detenuti solo uno si è presentato. Dichiarazioni, intervista di Cuffaro destinata a scatenare nuove e velenose polemiche anche per l'accorpamento, continuano per l'accorpamento delle province, deciso dal governo, ridotte, lo sapete, a 51 dalle attuali 86. Il campanilismo non più come un fatto provinciale, ma una questione di orgoglio. Due giorni fa l'approvazione del decreto sul riordino delle province in Consiglio dei Ministri, che dovrebbe far risparmiare risorse allo Stato, ha fatto scattare reazioni negative e proteste. In Italia torna di moda il campanilismo, qualora si fosse mai perso. Intanto è partita la corsa tra le province per aggiudicarsi il titolo di capoluogo. Il testo del decreto recita che diventerà capoluogo di provincia il comune, che è già capoluogo, avente il maggior numero di popolazione, tradotto la città più grande e non la provincia più grande. Ma a creare dubbi di ambiguità è la frase seguente del decreto, salvo il caso di diverso accordo anche a maggioranza tra i medesimi comuni. Cioè, se i consigli comunali dei vecchi capoluoghi decidessero di spostare la capitale in una città diversa, ma quella più popolosa, allora poi cosa cambierebbe? Nell'altra teoria, il capoluogo dovrebbe essere Como, ma se Varese e Vicolo decidessero di unire le forze, gli darebbe lo scambio.
Altro caso in Romagna, i verdi di capitale dovrebbero aspettare a Ravenna, ma tutto potrebbe saltare se Forlì, Cesena e Rene si mettessero d'accordo. Questo cos'è? È Windows 8 allora? Macello? Ciao, posso un po'? Sì, è sicuramente come è aperto. Anzi, dovremmo, visto che... Adesso guarda il suo... Va bene, grazie. Ma lei guarda 2 minuti? Sì, soprattutto. Quadri? Mi faccio gli occhi. Ma tutti i quadri nostri, riepe. Sto creando. Non si fa niente delle... Questo è mio, è tutto.